Vicepresidente Lodori, è stato presentato il piano per la transizione ecologica di Civitavecchia. Lei nel suo intervento ha sottolineato tutta una serie di altri interventi che faranno da corollario e saranno importanti per il nostro territorio. No, io ho cercato soltanto di esplicitare quelle che sono le idee della Regione rispetto a questo comprensorio per favorire il processo di transizione ecologica ed energetica e mettere al passo con i tempi uno sviluppo che deve essere sempre più importante e sempre più al centro del più ampio sviluppo regionale. Quindi questo comprensorio deve essere un riferimento regionale, ma lo sviluppo deve essere compatibile con il rispetto dell'ambiente. Quindi ho sottolineato i progetti che abbiamo presentato con il PNRR per ciò che riguarda la riconversione ad idrogeno di impianti per favorire la riconversione ad idrogeno, i collegamenti sostenibili su ferro, in particolare del porto di Civitavecchia con Orte, e quindi favorire lo sviluppo del porto anche da un punto di vista delle merci, perché collegando questo porto con l'interporto di Orte questo potrà diventare anche come scalo merci riferimento del Mediterraneo. Ecco, tutte idee che vanno inserite all'interno del piano di transizione energetica presentato oggi dall'assessora Lombardi per Civitavecchia, sul quale partirà e dovrà partire un confronto serrato con le realtà presenti su questo comprensorio per perfezionarlo al meglio, per metterlo a punto, anche per integrarlo con queste idee che ho appena detto. Le risorse ci sono, si è parlato anche della Darsena Energetica Grandi Masse, ora Darsena Mare Nostrum. Sì, Darsena Mare Nostrum, del quale si parla da tempo, che è un importante obiettivo di completamento del porto stesso. Noi abbiamo inserito all'interno delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 50 milioni di euro su questo intervento, che sappiamo essere una parte, il 25-30% dell'importo complessivo, però la nostra idea è stata intanto quella di iniziare il percorso di realizzazione della Darsena Mare Nostrum e poi aggiungere altri finanziamenti con le programmazioni successive.